Uomini e donne oggi, brutto colpo per Beatrix, addio al programma vicino. Anticipazioni uomini e donne, puntata 28 settembre, i due tronisti prendono una decisione importante. Nuovo appuntamento con il programma pomeridiano di Canale 5, che anche oggi sarà centrato sui protagonisti del segmento senior e sui nuovi tronisti. Dopo il confronto tra Manuela, Michele e Carlo, oggi si passerà a Brando e Christian. In particolare nella puntata di giovedì 28 settembre ci sarà un colpo di scena che riguarderà proprio Beatrix, la ragazza contesa dai due. Anche nel versante del trono over non mancheranno di certo le sorprese, Barbara De Santi infatti prenderà una decisione improvvisa. Spazio anche a Gemma Galgani e Roberta Di Padua. Non mancheranno gli interventi arguti di Gianni Sperti e Tina Cipollari a condire il tutto. Beatrix viene rifiutata dai due tronisti. Anticipazioni puntata giovedì 28 settembre. Le anticipazioni della puntata odierna di Uomini e Donne svelano che Christian e Brando saranno a centro studio per parlare di come sta proseguendo il loro percorso sentimentale. Il 22enne romano in settimana ha deciso di non portare in esterna Beatrix. Una decisione prevedibile, considerando l'insofferenza mostrata per l'atteggiamento della ragazza, che l'ha mandato in tilt. Forti, che non ha nascosto di aver pianto in queste settimane, si è concentrato così su una nuova corteggiatrice, Virginia, con la quale si è trovato molto bene. Ma il colpo di scena sarà un altro, anche Brando avrebbe deciso di non uscire con la ragazza contesa. A quanto pare, il voler stare con il piede in due staffe, ha stizzito anche il biondo tronista che si è concentrato su altre protagoniste del parterre. Oggi in puntata si parlerà molto di questa scelta e non è escluso che il futuro di Beatrix possa essere l'addio al programma. Spoiler: nuova puntata Uomini e Donne, Barbara De Santi non ce l'ha fatta, addio ad Alessio. Le sorprese riguarderanno anche il segmento senior del dating show di Canale 5. Barbara De Santi infatti apprenderà che Alessio, il cavaliere con cui sta uscendo, molto più giovane di lei, ha continuato a vedere anche un'altra signora del parterre. Inviperita per non aver ottenuto l'esclusiva, deciderà di troncare la loro conoscenza sul nascere. Intanto ci sarà un acceso scontro anche tra Roberta Di Padua e Cristina nelle nuove puntate del programma, mentre Tina Cipollari continuerà a punzecchiare Gemma Galgani. Le incursioni della bionda opinionista saranno un pretesto per spingere Maurizio a mostrare le sue reali intenzioni con la settantenne, già molto presa da lui al punto da concedergli l'esclusiva.